gestire i collaboratori in smart working. Ti ringrazio Emanuela, è veramente un piacere condividere con te e ti ringrazio insomma anche del tuo contributo e della tua disponibilità. Oggi affronteremo un tema che più attuale di oggi non c'è. Infatti, il titolo di questa diretta è Gestire i collaboratori in smart Dal working. 2017 abbiamo una normativa specifica sullo smart working. Oggi però abbiamo in qualche modo una serie di deroghe perché si bypassano anche quegli strumenti assolutamente formali, quali ad esempio la costituzione di un accordo individuale e sono semplificate anche le comunicazioni di carattere amministrativo. Questo in qualche modo che cosa consente di fare? A chi voglia approcciarsi anche per la prima volta allo smart working, di utilizzarlo in questo periodo, un periodo che potremmo dire un periodo quasi franco, un periodo in cui, visto che abbiamo queste deroghe, possiamo anche fare, come dire, delle sperimentazioni, possiamo fermarci, fare due passi indietro, adottare questo strumento, vedere come funziona, sicuramente in delle dinamiche diverse da quelle in cui si andrà a operare, ma perché no? Perché non assumere questa come una vera e propria occasione, una opportunità di lavorare anche con degli strumenti assolutamente diversi rispetto a quelli che abbiamo di solito e poi vedere di portarla in qualche modo a regime e introiettarla all'interno dei nostri sistemi di lavoro. Allora, io penso che tutti quanti in questo momento stanno affrontando delle sfide nuove e ti ringrazio anche per questo tuo messaggio, cioè di avere la capacità, nonostante tutto, di vedere il bicchiere mezzo pieno, cioè di cogliere un'opportunità. Probabilmente ci saremmo arrivati nel giro di qualche mese, qualche anno. Ognuno di noi a utilizzare in maniera massiva questi tipi di strumento. Questo evento, ovviamente non previsto, non era pianificato, probabilmente ha fatto sì, Manuela, che molti, compreso noi, hanno dovuto in qualche modo velocizzare un apprendimento che sarebbe avvenuto veramente nell'arco dell'anno, degli anni, in pochi giorni capire come poter adattare questi strumenti a questo nuovo concetto. Allora, come dicevo, attualmente siamo un po' in una zona di deroghe rispetto ad alcuni aspetti formali che sono previsti proprio a livello normativo. Proprio per questo forse abbiamo l'opportunità di gestire al meglio oggi questo strumento, cioè di verificare forse con una maggiore elasticità quelle che sono le dinamiche di funzionamento. Però cerchiamo di capire di che cosa stiamo esattamente parlando. Lo smart working è uno strumento cosiddetto lavoro agile, che si inserisce all'interno di dinamiche di duttilità, di dinamismo, che sono state un po' importate già nel 2015 con il Jobs Act, ma che finalmente trovano una vera e propria regolamentazione. Quali sono in qualche modo i termini chiave per capire appieno quello che è lo smart working? Sicuramente il concetto di conciliare i tempi di vita con i tempi di lavoro dei dipendenti, ma attraverso un altro concetto che deve sempre accompagnarsi, quello della competitività. Quindi competitività, conciliazione ed innovazione. Questi sono i tre concetti che devono in qualche modo accompagnare quello che è un progetto di introduzione dello smart working all'interno delle nostre aziende. Quindi una policy di work and life balance, bilanciamento quelli che sono i tempi di vita con quelli che sono i tempi di lavoro. Bisogna in qualche modo precisare un dato, lasciando da parte quello che è il telelavoro, che ha delle dinamiche diverse, che sicuramente già in qualche modo qualcuno conosce. Lo smart working si rivolge ai rapporti di lavoro subordinato, quindi non agli autonomi collaboratori che in qualche modo si gestiscono già in maniera diversa. Quindi un focus sui lavoratori subordinati. Che cosa in qualche modo, su quali sono i due profili sui quali si gestisce il lavoro agile, smart working ovviamente è la stessa cosa. Sicuramente il profilo spaziale e il profilo temporale, quindi le due dinamiche spaziale e temporale che vengono un pochino a perdere di significato, o meglio, vengono gestite in una maniera diversa. Perché? Perché all'interno di accordi individuali,
che a regime normale ovviamente debbono essere fatti, e attenzione, devono essere fatti in maniera molto oculata, perché è un contenitore questo accordo tra lavoratori e lavoratori subordinati, datore di lavoro, che contiene un po' tutte le specifiche, quindi qualcosa di assolutamente sartoriale, cucito addosso per i diversi tipi di situazione. Che cosa deve contenere? Sicuramente le indicazioni relativamente a quelli che sono le dinamiche attraverso le quali si deve svolgere effettivamente lo smart working. È vero che il lavoratore in qualche modo perde la necessità di una collocazione all'interno dell'azienda, perché può svolgere la propria attività sia in locali non ben definiti all'interno dell'azienda, pensiamo ai co-working che adesso insomma sono assolutamente allestiti in moltissime aziende, oppure anche degli spazi in qualche modo che non sono il classico ufficio, ma sono qualcosa anche di diverso, che ovviamente possono gestirsi anche con l'ambiente esterno a quello che è l'ufficio stesso, ma anche all'esterno dell'azienda stessa. All'esterno dell'azienda, quindi, può essere, come succede per forza di cose in questo particolare contingente, all'interno di quella che è la propria abitazione. Normalmente, diciamo, e questo è anche in una visione un po' teleologica, l'imprenditore lo sa che deve guardare avanti oltre a quello che è l'ostacolo, quello che in qualche modo è l'occasione per fare oggi. Quindi in una visione un po' teleologica, sicuramente l'imprenditore può capire che il lavoratore da casa propria, e oggi, questo mese, il prossimo, spero poi insomma di avere anche un po' una fine a questa situazione che non si dilunghi più, però questo è il momento di capire, di sperimentare se questo sistema all'interno dell'azienda può funzionare. Il lavoratore a casa, bilanciando quella che è la propria esigenza familiare, la gestione dei figli, la gestione della famiglia, le proprie esigenze extra, diciamo, lavorative, quelle della propria vita al di fuori ovviamente del lavoro, lì si può vedere come funziona nell'ambito dell'attività lavorativa. Però è importante mettere in qualche modo dei paletti, dare delle indicazioni, perché l'imprenditore dice, vabbè, che cosa balza agli occhi, quale maxi svantaggio? Il lavoratore a casa fa un po' quello che vuole. No, attenzione, perché il lavoro agile, lo smart working funzioni bene, è assolutamente importante che ci siano delle indicazioni, che si lavori per progetti, programmi e obiettivi. È l'argomento della gestione delle informazioni e dei dati aziendali. Si pone anche il tema di quello che è un aspetto di policy, di privacy o anche di sicurezza che deve essere gestito. Quindi, giustamente, questo è di primo acchito, diciamo, il primo pensiero che può fare un imprenditore è: questo non è uno strumento che serve nella mia azienda, non è uno strumento che in qualche modo vale per tutti i dipendenti. No, attenzione, bisogna in qualche modo, e poi lo vedremo anche rispetto a quelli che sono i vantaggi in concreto, quindi alla efficienza di questo strumento, bisogna creare delle linee guida, bisogna creare una policy specifica e anche degli accordi, perché no, degli accordi anche a livello aziendale per quanto riguarda questo specifico strumento. Cioè, è vero che manca lo spazio, la collocazione spaziale precisa, diventa tutto molto più effimero, manca comunque il dato temporale, però si possono creare comunque all'interno dell'accordo stesso con il lavoratore delle fasce, cioè delle zone in qualche modo in cui il lavoratore deve prestare la propria attività, deve essere connesso, perché l'altro elemento molto importante dello smart working sono gli strumenti tecnologici. Quindi ovviamente la propensione anche in questo caso dell'azienda a innovare sotto il profilo tecnologico. Adesso è un'azienda in qualche modo anche digitalizzata che utilizza degli strumenti che possono essere messi a disposizione anche degli stessi lavoratori. Il dipendente non ha vincoli. Come definiamo a questo punto l'orario ordinario piuttosto che quello straordinario? Rientra sempre nelle linee guida di cui tu stavi parlando? Essendo un lavoratore subordinato, anche se in lavoro agile, è soggetto comunque alla disciplina dell'orario di lavoro, nel senso che non può lavorare 24 ore. C'è un orario massimo di lavoro, 12 ore e 50 minuti, perché 10 sono al giorno, massimo ovviamente, 10 sono quelli di pausa e 11 sono comunque quelli obbligatori di riposo, quindi 24 ore, quella è una questione assolutamente matematica.
Dopodiché possiamo scrivere e introdurre all'interno dell'accordo sicuramente il divieto di lavoro straordinario, quindi in modo tale da arginare quelle che sono le delimitazioni della, in qualche modo, orario di lavoro. Una disponibilità, quindi io posso lavorare all'interno di una fascia oraria, nei massimi degli orari ovviamente previsti dalla legge, e essere ovviamente e avere anche delle connessioni obbligatorie, quindi per mantenere anche il link con quella che è l'azienda, con quello che è ovviamente il team aziendale. E dall'altra parte posso anche introdurre, tra l'altro, come è stato fatto non solo in Italia, perché lo smart working anche prima del 2017, momento in cui è stato introdotto appunto da una legge, già esisteva per accordi interni, quindi non sto pensando solo agli accordi della Volkswagen, ma anche ad accordi della Barilla, ad accordi dell'ENI, di moltissime banche, istituti bancari e quant'altro, laddove viene introdotto addirittura il cosiddetto diritto alla disconnessione. Perché? Perché noi lo sappiamo bene, siamo sempre attaccati al nostro smartphone, che è un po' il nostro ufficio portatile, e siamo sempre ovviamente agganciati e siamo sempre in qualche modo disponibili, e tanto anche il lavoratore dipendente attraverso gli strumenti tecnologici. Quindi viene propriamente introdotto anche il concetto di disconnessione per la prima volta in una legge quantomeno lavoristica, e il lavoratore quindi attraverso gli strumenti tecnologici lì si allontana, li disconnette e cessa in qualche modo l'area temporale della sua disponibilità. Un dipendente può dire no, a me non piace questa modalità, e dirti di no? Allora, intanto è frutto di un accordo, quindi chiaramente se manca la volontà il consenso da parte del lavoratore non si fa nulla, ma in realtà dovrebbe essere visto come un'opportunità. Lo smart working non si butta lì e non si inventa e non si improvvisa. C'è anche tutta, come dire, una strategia, delle linee guida operative per capire se questo può essere uno strumento calzante o meno per l'azienda. Ma comunque si può assolutamente, come è anche decisamente consigliabile, introdurre lo smart working semplicemente per determinati giorni della settimana, del mese, programmandoli non ovviamente su base individuale, ma anche per tutti i dipendenti, se o comunque per aree, per macro aree all'interno della propria azienda, per comparti laddove può essere più utile. Bisogna infatti anche scegliere, fare una mappatura demografica del proprio personale, capire qual è il personale che in qualche modo può essere più adatto, non solo rispetto a quella che è la mansione che in qualche modo svolge il ruolo ricoperto, ma poi anche rispetto a quella che è la propria posizione extra lavorativa, coniugato, figli, anzianità, distanza, perché poi tutto questo, in realtà, tutti questi dati, quella che è in qualche modo la necessaria due diligence che deve essere fatta per capire se questo strumento possa o meno funzionare, si riflettono in termini di efficienza dello strumento. Lo smart working a me piace vederlo come un circolo che reagisce, nel senso è un sistema circolare con una serie di reazioni. I benefici sono circolari, sono sia nei confronti dei dipendenti, ma lo stesso dipendente poi, nel momento in cui riceve il beneficio, a propria volta e per reazione, produce una serie di come dire, vantaggi nei confronti del datore di lavoro. E quindi, diciamo, è un sistema circolare di reazioni. Non pensiamo che questo sia uno strumento rivolto solo alle lavoratrici madri con figli a casa, no. E lo smart worker, diciamo, modello tipizzato è un 41enne, residente e lavorativamente parlando, non residente ma comunque lavorativamente parlando, collocato nell'area del nord, età appunto 41 anni, e abbiamo una percentuale molto alta di lavoratori uomini, cioè un 69% sulla popolazione di smart workers attiva, un dato molto importante e anche un po' che ci stupisce. Perché? Perché c'è anche in qualche modo una autonomia organizzativa, però andando un po' in qualche modo nel focus della domanda, sicuramente un vantaggio a livello di costi. Perché? Perché comunque il lavoratore o la lavoratrice sono a casa, gestiscono la propria vita familiare con più tranquillità, ho una diminuzione dello stress lavorativo,
quindi dei periodi di malattia, quindi dei congedi, che chiaramente non sono un costo diretto per l'azienda, ma sono sicuramente un costo indiretto, perché perdono un link con il proprio dipendente. Ho sicuramente anche un ritorno, però un ritorno lungo, laddove il lavoratore che si gestisca meglio la propria vita lavorativa con un risparmio a livello di tragitto, trasferte, arriva stressatissimo dopo un'ora in mezzo al traffico, con il pensiero magari a quello, ai figli che sono ammalati e quant'altro, eccetera, eccetera, sicuramente si trova a svolgere la propria attività in maniera più efficiente, con un raggiungimento di obiettivi che poi, come dicevo prima, in questo sistema circolare vengono a reagire direttamente sul lavoratore, sul datore di lavoro, il quale può in qualche modo aumentare quelli che sono i propri risultati. E questo si vede anche da alcuni studi che sono stati fatti recentemente, come aumentano di fatto i risultati in termini di efficienza di chi lavori in qualche modo da casa o comunque in sistema di smart working. Poi ovviamente c'è la riduzione anche dei costi diretti, sia del luogo in cui il lavoratore deve operare, perché diventano postazioni mobili, che l'azienda si colloca lì in quel momento. E poi ovviamente i costi anche molto logistici, le utenze, che sono gestiti direttamente dal lavoratore nel luogo in cui verrà effettivamente a trovarsi, a collocarsi. Però abbiamo anche dei vantaggi diretti sui lavoratori, che si trovano anche più parte del team aziendale. Il link con l'azienda deve esserci sempre e comunque, e che lavorando per risultati, per obiettivi, in qualche modo anche molto spesso fanno emergere quelle che sono le skill proprie, con ovviamente dei risultati migliori. Questo si evidenzia molto all'interno del lavoro agile.